primo errore frequente in invio di una fattura elettronica. Il contenuto dell'elemento ID fiscale IVA è incompleto. L'elenco dei possibili elementi previsti è di paese. Solitamente succede nel momento in cui è stato inserito un codice fiscale, ma non è stata indicata la nazione, ad esempio IT, oppure semplicemente in alcuni campi, tra cui il codice cliente, quindi in anagrafica, oppure nel codice del vettore, non sono stati inseriti correttamente le relative partite IVA. Secondo errore. In cui invece comparisse l'errore ID fiscale IVA errato, molto probabilmente ci sono un codice fiscale oppure una partita IVA errati. Spesso succede che vengano memorizzati dei dati storici, per cui vi consigliamo di entrare in anagrafica e controllare di non aver salvato dati storici relativi a questo cliente. In tal caso sarà sufficiente eliminare le righe dei dati storici errati e salvarlo. Inviando successivamente la fattura verrà accettata correttamente per l'invio. Terzo errore. L'errore tipo resa corrisponde infatti al campo porto presente nel piede del documento. Questo campo infatti prevede la codifica ASSO software. Il codice del porto deve corrispondere alla sigla infatti Incoterms espressa secondo lo standard della Camera di Commercio Internazionale. È composto quindi di tre caratteri obbligatori.